Welcome to my crib, che in questo momento non è particolarmente da sogno. È un disastro per la precisione, mi è esploso in faccia un armadio. Praticamente la casa nuova è quasi pronta, mancano solo le porte e la cucina, ma direi che ci siamo, per cui è arrivato il momento di cominciare a portare alcuni mobili di là e oggi è questo giorno. Poi, oltre a portare i mobili che si riescono a portare già un mese prima del vero trasloco, dobbiamo portare via il tavolo e quella credenza là. Praticamente li dobbiamo portare a casa di mia suocera in campagna e fare uno scambio. Quindi noi gli portiamo questo tavolo e quella credenza e loro ci daranno un tavolo identico a questo qua, solo che dal colore legno noce, come quello delle sedie. Così sta meglio insieme alle nostre sedie. Abbiamo tanto da fare, tanti scatoloni, ma ho qualcuno che mi aiuta stamattina. C'è Andrea con me, mentre nel pomeriggio gli dà il cambio mio padre e forse mio cugino, così non sono proprio sola a fare tutto ciò e più tardi vi porto sicuramente a fare un tour in anteprima nella casa ancora non completamente finita, perché oggi iniziamo a portare le prime cose, ma la casa non sarà pronta prima del 24 di dicembre, perché la cucina ce la consegnano il 23 e le porte ancora non si sa, forse entro il 15, ma incrociamo le dita. Per cui, siccome ci sarà tutta questa serie di scatoloni in giro, mobili montati a metà e una situazione un po' di precarietà, non potrò farvi il reveal finale della casa, di quello che abbiamo fatto, come l'abbiamo sistemata, prima forse di inizio gennaio. Cercherò di essere ottimista e cercherò di darmi come deadline prima di Capodanno, ma non so quanto riuscirò a mettere a posto, perché comunque fino a Natale sono tutti i giorni in ufficio, lavoro anche un weekend sì e uno no, per cui non ho moltissimo tempo a disposizione, per cui devo vedere, fare del mio meglio e capire se riuscirò a sistemare tutto per Capodanno. E in quel caso vi farò ovviamente un video, vi farò vedere tutto quanto, ma per ora ci dobbiamo accontentare di quello che abbiamo e il mood di questo mese sarà proprio: lavoriamo con quello che abbiamo e cerchiamo di dare il nostro meglio. Oggi sono esattamente 4 mesi perché abbiamo iniziato verso il 25 e il 28 di agosto, non ricordo esattamente la data, ma oggi è il 27 di novembre e con questo facciamo 4 mesi da quando abbiamo iniziato a fare le primissime cose nella nuova casa a quando iniziamo a portare veramente le nostre prime cose di là. Wow! È vero che il tempo vola, ma vi dirò che comunque nel cercare di fare questa ristrutturazione, questo trasloco, ci è voluto un sacco di tempo e queste cose mi sono resa conto che prendono un sacco di tempo, perché nel percorso spuntano fuori un sacco di problemi e un sacco di imprevisti, come ad esempio la cosa delle porte. Siamo andati lì tutti belli tranquilli, le ordiniamo, ce le abbiamo nel giro di 2 settimane, invece no, ci è voluto 2 mesi, se non di più. E poi per la cucina un'altra storia, perché abbiamo scelto di comprare la cucina IKEA. Ha una procedura tutta lunghissima. Siamo andati per prendere appuntamento per le misure soltanto a metà ottobre, ma loro non escono a fare i rilievi se la cucina non è completamente vuota, quindi questo ci ha rallentati di un altro mese. E poi abbiamo finalmente fatto l'ordine qualche giorno fa e fortunatamente ci hanno dato la conferma per il 23 con montaggio e consegna. E devo dire che sono anche più che contenta per avere la cucina prima di Natale, perché sarebbe stato un incubo altrimenti. Comunque, per quanto mi piacerebbe continuare a chiacchierare con voi, mi devo un attimo dare da fare perché il tempo stringe e abbiamo un sacco di cose da fare, per cui time lapse e ci vediamo tra poco.
mattinata intera a fare scatole e buttare cose, questo è lo stato della casa. Abbiamo roba ovunque, ma intanto abbiamo svuotato completamente questo armadio qua. Ops. Questo mi mancava. E poi ho tirato fuori tutta la roba natalizia, ho svuotato quello lì e ovviamente abbiamo tolto tutto quello che c'era sul tavolo. Abbiamo iniziato a svuotare anche la libreria qui in corridoio, però siamo abbastanza in alto mare, anche perché Nonostante abbiamo fatto parecchie scatole, le cose sembrano moltiplicarsi. Ora però non devo perdere tempo, devo andare nell'altra casa perché devo stendere tutti i teli per terra perché mio padre è in arrivo e dovremo cominciare a portare delle cose di là e deve essere pronto per fare questo. E quindi andiamo subito a fare il giro insieme nella casa vuota e poi parliamo di tutto il resto. Vi sto parlando dal futuro perché l'altro giorno quando sono venuta qua per fare le riprese devo essermi sbagliata nella fretta e non ho cliccato su registra, quindi ho perso tutti i video che avrei voluto fare e che stavo pensando di registrare, quindi purtroppo non riesco a farvi vedere la casa completamente vuota, ma ve la faccio vedere. In alcuni punti vuota e in altri invece dove ci abbiamo appoggiato già dei mobili. Partiamo dalla cucina. Abbiamo tolto tutte le piastrelle e il parquet in tutta la casa. L'abbiamo un attimo sistemato e anziché riverniciarlo abbiamo usato un colore naturale, quindi trasparente per lasciare il colore naturale del legno. Questo è il salone che però in questo momento è pieno di mobili che abbiamo già portato qui. Qui abbiamo la nostra camera, bagno numero 1, dove abbiamo già montato il mobile. Bagno numero 2, che è ancora work in progress, dobbiamo ancora montare il lavandino e il mobiletto del lavandino e sistemare un attimo la rubinetteria. Poi abbiamo la stanza guardaroba e qui abbiamo già portato il nostro mobile beige che avevamo in salone e quindi questo è un piccolo spoiler. Poi qui un'altra stanzetta. Questo sembra verde, ma in realtà è un grigio a vena molto molto bello. Questo è lo sgabuzzino che verrà sfruttato come scarpiera e piccolo ripostiglio. Bene, questo è tutto. Siamo a buon punto, ma non troppo. Ma Piano piano le cose si faranno. Stiamo dibattendo ancora sul dove fare l'albero di Natale perché in teoria questa casa sarà proprio completamente abitabile dal 23 e io vorrei avere l'atmosfera natalizia anche nell'altra casa, però forse è un po' complicato visto tutti i movimenti che dobbiamo fare e quindi probabilmente l'albero lo faremo solo qui dentro, così poi godiamo della sua bellezza mentre sistemiamo tutta la casa. Siamo al giorno numero 2 e ieri abbiamo fatto meno di quello che speravamo. Intanto siamo riusciti a liberarci dell'armadio grosso qua in salone, l'abbiamo portato nell'altra casa. Abbiamo portato via anche un altro piccolo armadio, poi abbiamo portato via anche tutte le sedie. Il tavolo e la credenza invece sono già sul furgone, stiamo aspettando mio padre e partiremo per la campagna. Ieri è stato davvero distruttivo, infatti a fine giornata non me la sono nemmeno sentita di filmare perché ero troppo troppo stanca. Oggi
facciamo questo viaggio, bisogna buttare anche un po' di cose, molte di queste sono in discarica, per cui magari domani Andrea farà un salto e si sbarazzerà di un po' di roba. Intanto vi porto con me in Piemonte e ci vediamo tra un istante. Dov'è il mio cane? Dov'è il mio cane? Sore! Ciao! Ciao! Pasticcione! Vieni qua! Non mi dai un bacino, Ares? Dove dai un bacino? Questo cane, Paolo! Come si vive in campagna, Ares? Mio padre il cane? No, no, no. Io. Ma so. Lei mi sta facendo le care a me. Siamo tornati a casa e indietro ci siamo riportati il tavolo marrone, ma ormai direi che ve lo faccio vedere in un prossimo video, così non vi faccio vedere tutto subito. Ma prima di chiudere abbiamo un unboxing molto speciale e che sta attendendo ormai da troppo tempo, perché è un regalo che ho ricevuto più di un mese fa ormai, però per tutta una serie di ragioni non sono riuscita ad aprire prima. Primo perché ero partita, è arrivato mentre ero partita per la Moldavia. Quando sono tornata, ovviamente il pacco l'avevo fatto consegnare in ufficio, non ci sono potuta andare in ufficio per diversi giorni perché ho dovuto fare anche una quarantena, e quindi l'ho potuto ritirare solo qualche giorno fa. Ed eccolo qui. Questa è una cosa super strana per me, perché mi hanno regalato uno skate da provare. Io in realtà non ho mai usato lo skate, quindi non sono capace ad andarci, ma mi sono detta perché no. In teoria è LED, sembra ben fatto per quello che ne so io, ma lo proveremo anche all'aperto magari e vediamo come va. Sembra molto carino, non so, vi dirò di più quando l'avrò provato. Comunque Andrea mi ha detto già che lo vuole lui e sicuramente non andrà sprecato. Anche in ufficio tutti quanti lo vogliono provare e io non l'ho aperto in ufficio perché lo volevo aprire insieme a voi. Sono una pessima persona, lo so, ma organizzerò uno skate day e glielo farò provare tutti quanti. Bene, direi che è tutto, ci vediamo nel prossimo video, tra pochissimi giorni spero. Non mi do una deadline perché non so ancora come andrà questa storia del vlogmas. L'obiettivo è quello di pubblicare ogni 2 giorni, quindi ogni 3 giorni in realtà, perché pubblico 2 giorni vuoti e il terzo giorno un altro video, però vediamo come va. Se riesco a mantenere questa schedule sarebbe perfetto, anche perché ho un sacco di cose da condividere con voi, ma il tempo scarseggia parecchio, per cui non so se riuscirò a mantenerla, però ci proverò, ci metterò tutta me stessa. Spero di potervi fare un po' di compagnia durante questa countdown al Natale. Direi che è tutto per questo video. Io vado subito a provare lo skate. Noi ci vediamo come sempre tra qualche giorno. Ma fino ad allora vi mando un mega abbraccio gigantesco e alla prossima. Ciao.